Diamo benvenuto a tutti, benvenuti a tutti. Siamo qui stasera al primo incontro del percorso Vecchie e Nuove Resistenze, ancora in connessione 11. Grazie ai relatori che hanno potuto essere con noi. Il prossimo incontro sarà mercoledì 15 giugno alle ore 16. Ci sarà un convegno in memoria del professor Gianluigi Bravo, mentre invece il 24 di giugno presso la sala consigliare del Comune di San Damiano d'Asti presenteremo un libro tratto dalla tesi di laurea del professore Renato Bordone sul De Bolzano e introdurranno, dialogheranno con loro sull'argomento Silvano Balsagna e Baldassarre Bruno. Lascio la parola ai relatori. Grazie. Grazie, buonasera. Io questa sera devo solo fare il bravo presentatore, quindi in realtà i contenuti li porteranno i miei colleghi, amici con cui abbiamo condiviso questo percorso. Io sono Valentino Merlo, educatore, lavoro per il servizio delle dipendenze dell'ASCN2 e questa sera proviamo a presentare un testo che raccoglie un'esperienza. Adesso poi entreremo nei contenuti che il nostro servizio ha provato a costruire su questo tema. E le persone che sono qui sono le persone con cui abbiamo lavorato e altri colleghi, c'è Carmen, c'è Stefano, che hanno anche con noi gestito poi delle attività nelle classi, attività che stanno ancora tentando di andare avanti con la pandemia, con altri passaggi. Ma poco per volta entriamo dentro le cose e cedo la parola a Gianna Pasquero, collega, assistente sociale, che è stata una delle anime di questo progetto, fa tante cose, oltre a lavorare con me nel servizio per le dipendenze, insegna all'università, segue i gruppi di tutorato, fa la tutor sui tirocini, quindi fa tutta, non so se ho detto corretto, ma comunque si occupa di formazione in diversi campi. E prego, a Gianna ho lasciato un compito difficile. Siamo in un servizio per le dipendenze, perché ci siamo messi a lavorare su questo tema e che senso ha nelle cose che facciamo? No, secondo me è importante un po' anche rispetto a questa presentazione che noi mettiamo insieme un po' questo che è il gruppo dei relatori, ma anche un po' il gruppo di lavoro, nel senso che questo libro per noi è importante come operatori del centro Stredica, adesso vi dirò un po' per chi non ci conosce di che cosa si tratta, è stata importante questa pubblicazione che è una pubblicazione corale. Qui c'è parte degli autori, ci sono parte degli autori di questo libro, abbiamo comunque le due persone che ci hanno in qualche modo dato un'inquadratura teorico-pratica a questo libro, che anche è un progetto ed è anche stato ed è anche stata una scommessa. Quindi, partendo un po' dalla domanda di Valentino, perché un CERT, perché noi all'interno del CERT dell'ASL 2 abbiamo da circa 20 anni un progetto che si chiama Progetto Stelica, che è nato proprio come una possibilità di fare promozione alla salute utilizzando i media, vecchi e nuovi, e da questa cornice poi, nell'arco di questi 20 anni, sono nati moltissimi progetti. Alcuni strettamente dal nostro staff, che è composto appunto da una parte pubblica, nel quale faccio parte io, Gianna Pasquero, poi c'è Valentino Merlo, Carmen Orchetto, psicologa, e Stefano Zanatta, educatore, e da una componente privata che è stato un nostro valore aggiunto, perché sono due esperti di comunicazione e di media, che sono Beppe Masengo e Emanuele Pellegrini. In questa pubblicazione, come dicevo, il valore aggiunto è stato anche la presenza di due persone, non so come definire, studiosi, persone che lavorano sul campo, eccetera, rispetto ai media vecchi e nuovi, che è Michele Marangi e Chiara Bertone, che è sociologa della famiglia e presidente del corso di laurea in servizi sociali. Quindi questo giusto per dare una presentazione a questo testo, che è un testo corale, dove noi cercheremo stasera di dirvi un po' i punti, diciamo, più significativi del nostro lavoro. E arrivo alla domanda di Valentino, perché è un CERT, CERD, Servizio per le Dipendenze, proprio perché noi, partiti come prevenzione, no, di comportamenti a rischio in adolescenza,
scienza 20 anni fa, abbiamo col tempo strutturato delle collaborazioni. Una di queste collaborazioni è partita una decina di anni fa con la rete cittadina che si occupa della prevenzione della violenza di genere, e quindi parte di noi avevamo lavorato all'interno di questo progetto proprio sul tema degli stereotipi vecchi e nuovi, di come questi venivano in qualche modo ripresi dai media, vecchi e nuovi, e come questi potevano essere anche una base di alcune forme di discriminazioni, ma quantomeno potevano essere anche un po' la base di relazioni un po' non buone, comunque un po' disparitarie. Per cui questo è stato un po' un qualcosa che ci ha visto coinvolti e che ci ha visto anche acquistare una sorta di formazione all'interno di questo tema. Ma secondo me la cosa fondamentale che ci ha spinto poi a lavorare su questo progetto è che quando costruisci dei percorsi di promozione alla salute con le nuove generazioni, ragazzi, gli adolescenti, ma anche con gli adulti e anche con gli insegnanti, vai a lavorare un po' a 360 gradi sul tema del benessere e sicuramente sul tema delle competenze, delle cosiddette life skills, quindi della capacità di farsi delle domande, di creare un senso critico, di essere creativi. Quindi noi, costruendo questi progetti, sempre più ci siamo imbattuti in un metodo di lavoro che non ci vedeva come esperti, ma ci vedeva come accompagnatori, educatori che lavorano con un gruppo e che insieme a questo gruppo crescono e lavorano in una forma dialogica, dove io certamente porto il mio sapere, la mia capacità di gestire un gruppo e anche il mio sapere professionale, ma faccio emergere quelle che sono le tue rappresentazioni, i tuoi valori, i tuoi punti, diciamo, di senso, e su questo le tue esperienze, e su questo andiamo a costruire comunque un percorso di criticità e un percorso che poi in qualche modo può aiutarti a fare delle buone scelte per la tua vita. Il tema che è del genere, il tema che diciamo è entrato anche all'interno di questo progetto, del nostro percorso, è perché noi sempre di più, partendo sul discorso sostanze, siamo andati avanti a lavorare sempre un po' sulle tematiche che i ragazzi ci portavano, e in qualche modo, proprio perché il nostro lavoro era con i media vecchi e nuovi, ci siamo confrontati, no? Un po' con quello che spesso anche a scuola, che ancora nella scuola, non solo, sono state un po' le problematiche legate alla rete, ai social, quindi cyberbullismo, sexting, e quello che emergeva un po' dal nostro lavoro era che queste tematiche poi andavano a portare una forma anche di non in posizione, ma facevano riemergere anche delle vecchie discriminazioni di genere, e per esempio il sexting, analizzandolo, sembrava essere un fenomeno più legato alle ragazze, a come le ragazze si devono comportare, quali sono i buoni comportamenti, quelli che sono i cattivi comportamenti, creando anche delle forme appunto di discriminazione, non solo sulle ragazze, il sexting era più collegato a loro, ma anche a chi magari aveva un orientamento sessuale differente. In ogni modo, questi fenomeni sul quale avevamo comunque creare dei percorsi ci portavano di nuovo un po' il tema molto forte di quelle che sono le relazioni, sicuramente prima tra i pari, amicali, eccetera, su quelle che sono le relazioni affettive. Per cui poi la domanda che era partita è anche un po' questa di come i media hanno cambiato le nostre relazioni, come i media hanno modificato anche i vecchi stereotipi, se ne hanno creati dei nuovi, se sono realmente poi dei luoghi più democratici dove ci si può costruire una propria identità, e sicuramente andando a lavorare su un tema che è il tema che ci vede anche più capaci come gruppo di lavoro, quindi su temi educativi, e il tema del rispetto, no? Il tema delle varie opportunità, ma anche il tema del rispetto. Quindi tutto questo per dire perché è un CERT. Il nostro progetto però poteva essere sicuramente più significativo se diventava anche una piccola ricerca, e poteva essere significativo, come ho detto prima, se questa piccola ricerca era accompagnata da studiosi
e persone che lavorano sul campo, sia con media sia sul tema del genere. Quindi noi abbiamo chiesto a quattro istituti, due albanesi, due braidesi, nel 2018, perché il libro parla del progetto come è stato attivato nel 2018, c'è tutto quello che noi abbiamo fatto con i ragazzi, anche il materiale che quei ragazzi hanno prodotto, in qualche modo questo progetto voleva anche far emergere dietro una struttura comunque anche di contenuti che ogni incontro prevedeva, un laboratorio quindi di tre incontri, tre gestiti con contenuti portati da noi, dove magari Pepe vi racconterà un po' nel dettaglio, e l'ultimo invece costruito dai ragazzi, nel senso che chiedevamo poi a loro di portare quello che era una loro costruzione, anche una produzione mediale proprio su queste tematiche, da discutere proprio insieme. Quindi è partito nel 2018, gli istituti che ci hanno collaborato con noi su ARPA sono stati il professionale Re Arcellario e l'Enologica, mentre su BRA ha collaborato il CEO Gandino e il MUNCI, sulla sezione grafico. Quindi insomma mi sembra un po' di aver risposto alla tua domanda, Gandino, perché è un CERT, spero di essere stata abbastanza chiara. Sì, poi dopo potrete ovviamente però, fare. Questa è un po' la cornice di quello che è il senso di questo nostro lavoro e per sì, fortuna anche di questo anche l'idea di un lavoro di prevenzione che si occupa del benessere e sì, affronta magari temi specifici, quale il tema delle dipendenze, ma con un occhio più ampio, no? Se le persone stanno bene è più difficile che entrino dentro comportamenti autodistruttivi o comunque problematici. Quindi questo qua. Hai usato la parola sexting, non so se è chiaro per tutti, l'abitudine di sexting è sex più texting, cioè l'abitudine attraverso i social di inviarsi foto di parti del proprio corpo, come nuova forma di corteggiamento, di comunicazione sia affettiva, relazionale e sessuale, che spesso espone i più giovani a problemi. E proprio qui c'è una differenza di genere, probabilmente. Tutto perché, come diceva Gianna, sulle donne, sulle ragazze diventa più problematico. Ma passo la parola a Chiara Bertone, che poi già è stata presentata, è la persona che un po' ci ha aiutato ad affrontare questo tema di cui noi non eravamo esperti e ci ha aiutato un po' a provare ad affrontare questo mondo. A lei questa sera io ho chiesto una cosa che è nata da alcune sollecitazioni di alcuni insegnanti, perché il tema della fluidità di genere, poi Chiara ci spiegherà anche un po' intendiamo con questo termine, sta interrogando le famiglie, le scuole e i servizi. Sta emergendo, chissà, prima dicevamo chissà perché in questo momento, che significato ha, e ci trovo un po' impreparati. Ci sono alcuni insegnanti che hanno anche già chiesto come facciamo a gestire, perché abbiamo nelle nostre classi, scuola superiore, alcuni ragazzi che esprimono questa cosa e noi non sappiamo come aiutarli, andare incontro, che cosa possiamo fare, quindi come famiglie, come scuola e come servizi. Prego. Grazie. Pensavo che questo progetto è nato, ci abbiamo lavorato appunto già 5 anni fa, ma che il metodo e la ragione per cui io molto felicemente ho collaborato a questo progetto, il metodo di smontaggio del genere attraverso la riflessività che è facilitata dall'uso delle immagini, innescata dall'uso delle immagini, su questo chi lavora poi sulla dimensione delle immagini potrà dire, questo lavoro di smontaggio mi sembra assolutamente cruciale sempre di più, cioè lavorare sulla questione del genere lasciando spazio al far emergere la riflessività e far emergere come il genere si costruisce, come il genere si fa. Questo perché? Perché proviamo a ritornare un po' indietro, agli anni 60 e al fenomeno dei capelloni. Anche lì era una sfida alla maschilità, ma mica si è capito subito a che cosa avrebbe portato 68, tante altre cose. Era un movimento culturale, era un emergere di qualcosa, espressione dei tempi.
la fluidità di genere oggi, il fatto che molti ragazzi sono dissidenti rispetto al fatto di collocarsi in questo mondo in cui o sei uomo o sei donna, e se sei uomo hai certe caratteristiche, se sei donna hai altre caratteristiche, è un movimento culturale di cui noi non capiamo ancora tantissimo, anche come sociologi, dove andrà, che senso ha. È importante fare spazio alle nuove generazioni che sanno loro cosa stanno facendo, che devono avere lo spazio anche di riflettere, perché solo riflettendo ne diventano consapevoli. E quindi questa creazione di spazio di riflessività con delle tecniche, con una metodologia molto già sperimentata, quindi non qualcosa di ingovernabile o così che non si sa come gestire, questa creazione di spazio di riflessività secondo me è sempre più cruciale. Una cosa su cui si è lavorato molto nel progetto, e arrivo a quello che poi appunto rappresenta la fluidità di genere, è non lavorare solo sul cambiamento del femminile, ma lavorare sul maschile anche, con la presenza di due conduttori. Immagini legate al genere, con materiale mediatico che aprisse non solo ai cambiamenti del femminile, ma alla pluralizzazione e ai cambiamenti del maschile, che in questo momento sono assolutamente cruciali. Dal punto di vista sociale, cosa stiamo vedendo infatti? Stiamo vedendo una fortissima polarizzazione dal punto di vista del genere, perché ci sono due movimenti. Uno possiamo chiamarlo un movimento di dissidenza appunto rispetto al genere, ma anche un movimento che viene da una generazione molto precaria, che vede un mondo in cui non si ritrova particolarmente, perché sta andando a sbattere verso una crisi climatica. Vede un mondo in cui i ruoli di genere previsti, io faccio la moglie, io faccio il marito, avrò tempo, avrò modo di fare figli e di prendermi cura dei figli, e tu andrai a lavorare e guadagnerai abbastanza per mantenerci, ci sarà una possibilità di cure mediche per noi. Tutto questo mondo per i giovani è scomparso. È un mondo di precarietà. E anche i ruoli di genere diventano precari. La precarietà di vita, vivere dentro una precarietà di vita, significa costruirsi un alfabeto, un modo di vivere nella precarietà. E quindi in questa precarietà che ci fanno ruoli di genere fissi? Tanto non funzionano. Non c'è più il breadwinner che guadagna abbastanza per gran parte della popolazione per mantenere una famiglia. Non c'è più una donna che non è costretta ad andare a lavorare, e comunque, nel senso che anche se volesse, non ci sarebbero i soldi, lo dico molto un po' grezzo, per stare a casa, perché uno stipendio non basta, non ci sono i servizi di cura per conciliare lavoro e figli. Quindi, se si guardano le ricerche sulle giovani coppie precarie che cercano di far quadrare le cose non quadrano. Le cose si reinventano di giorno in giorno e i ruoli si reinventano di giorno in giorno. E in questo forse le donne hanno cominciato prima a doversi reinventare i ruoli, a rompere i ruoli precedenti, e gli uomini lo stanno facendo come padri, come padri precari, come compagne precari, compagni precari che devono mettere insieme la loro vita. E questo però porta a due direzioni: o andare sulla precarietà, cavalcare la fluidità e la precarietà,
reazionario, cioè io reagisco a tutta questa precarietà e rafforzo la tenuta almeno della mia maschilità o della mia femminilità, la tenuta del genere e quindi una nostalgia verso i ruoli tradizionali maschile e femminile, con una fortissima, in questo periodo, vittimizzazione degli uomini, cioè io non riesco più ad avere il mio ruolo, ho perso il mio ruolo e lo rivendico, e chi sono i capi espiatori di questa vittimizzazione? Non il mercato del lavoro che mi ha tolto uno stipendio decente, ma le donne. E quindi si crea un movimento di rancore maschile in cui vediamo gli effetti sulla violenza contro le donne e anche gli effetti politici in altri paesi, eccetera. E che è un movimento di rafforzamento dei ruoli e anche una nostalgia femminile verso un ruolo che era, in qualche modo aveva un posto nel mondo, anche se forse era un posto della casalinga, un posto con meno potere, però era un posto. E a questo punto noi vediamo anche tra le nuove generazioni questo scontro tra un movimento, diciamo, di fluidità e un movimento reazionario. Come lavorare in questo contesto un po' esplosivo, diciamocelo, ma siamo, insomma, in una situazione di polarizzazioni, violenze, no? Strutturali, diffuse, quindi il genere non può stare fuori da tutto questo. Come lavorare? Io penso che il metodo che su cui abbiamo lavorato sia un metodo utile, perché apre, smonta, mantiene un contesto in cui questo si può fare attraverso le immagini, quindi c'è un lavoro che non sta solo dentro il confronto tra di sé, che può innescare anche conflitti, e quindi appunto penso che questo metodo sia interessante da conoscere. Passo la parola a chi ci ha lavorato. Sì, grazie Chiara, mi veniva in mente che forse rispetto a questo tema, come per tante altre cose, il mondo adulto degli insegnanti, dei genitori è molto spiazzato e non sa, non, proprio nel senso che non conosce i nominati. Avremo bisogno forse, magari potrebbe essere un'evoluzione di progetti simili o di altri, davvero di fare un percorso di conoscenza di come molte persone si vivono differentemente dalla polarizzazione maschio e femmina, no? Al di là delle etichette, no? Proprio sapere che cosa vuol dire cogliersi come non binari, per esempio, che cosa si vive, che cosa si prova, quali sono i termini, cose che a livello musicale, a livello di social, a livello di serie TV invece si sta esplorando, chi racconta in questi mondi lo sta esplorando molto, no? E allora ho chiesto a Michele Maranci, che è un nostro amico collaboratore da decenni, è partito dal cinema ma poi in questo momento è un esperto di media, un media educator, insegna al CREMIT, membro del CREMIT, il centro di ricerca dell'Università Cattolica di Milano, insegna intercultura sempre all'Università Cattolica, e con noi spesso discute e ci aiuta a costruire queste cose. Ho chiesto a lui come si parla nei social di questo tema. Possono essere dei terzi spazi, e Michele ci spiegherà cosa sono i terzi spazi, dove tutti possiamo apprendere, ma in specifico le nuove generazioni, come dicevi tu Chiara, possono provare ad avere uno spazio dove riflettere e esplorare questa nuova dimensione che ci stanno un po' portando. E qui lascio a Michele. Hai un quarto d'ora, è un tema a cui dovremmo fare giornate, ma so che ce la farai. Grazie Valentino, grazie a voi per essere venuti e tutti a questo bellissimo posto, e grazie al gruppo Stenca, a Chiara per questo bellissimo lavoro. Ho avuto il piacere di collaborare, dire, nelle presentazioni come hanno fatto tutto loro. Assolutamente, sono stato molto contento di poter partecipare. Mi fa piacere parlare con Chiara, perché Chiara, come sempre, per tanti pregi, ci ricorda che la realtà è complessa. Quando vediamo una cosa, non possiamo in qualche modo far finta che non ci sia un intorno, un clima, un
dopo. E rispondo alla domanda di Valentino, i media, o i media, adesso capiremo se è in inglese o in latino a seconda del caso, dei casi, da sempre sono esattamente quello che prima accennava Chiara, sono come dire la possibilità di comunicare, ma anche di mediare, il medium, di mediare tra dentro e fuori, tra me e gli altri. Io da sempre, che mi stesso lo sanno da 20 anni che ne parliamo, sono molto affezionato con quella parola chiave in italiano che è rappresentazione. Perché rappresentazione, se ci pensate, lo usiamo con tanti termini, un quadro è una rappresentazione estetica, quindi una sua oggettività. Però rappresentazione contemporaneamente è anche una rappresentazione sociale e culturale. Per esempio, che capelli lunghi è alla moda o è un depravato? Vedete, qua è già è sempre la stessa cosa, però la vediamo in un altro modo, perché la penso in un luogo, in un'epoca o in un contesto in cui mi hanno abituato a pensare così, la vedo in questo modo. Contemporaneamente però rappresentazione è anche come io mi rappresento, cioè do io in qualche modo una mia interpretazione, che a quel punto non è soltanto sociale e cognitiva, ma anche, chiamiamola emotiva, chiamiamola sentimentale. Mi piacciono i gatti, istintivamente se c'è un gatto penso che sia una cosa molto bella. Non ho i cani, però preferisco i gatti e poi i cani. Evidentemente a quel punto la mia visione del mondo in maniera molto semplice e orientata, evidentemente. Per io questo, perché questo progetto, lavorare con le medialità con i ragazzi, io ci tengo sempre molto a questo, non è mai stato uno strumento. Ti faccio vedere delle cose così impari meglio. Questa è una cosa deleteria da sempre. Cioè il sussidiario, con il massimo rispetto del sussidiario. C'è stata la battaglia, vieni qua dalla battaglia. Chi l'ha fatto? Quando l'ha fatto? Perché l'ha fatto così? Perché veniamo quelli con gli altri? Ecco, questa è la mia education. Non a caso, prima Gianni, poi Chiara, prendiamo un concetto, come dire, di spirito critico e di creatività, che non vanno mai scissi. E guarda caso, Gianna lo ricordava bene, sono due delle cosiddette life skills che l'Organizzazione Mondiale della Sanità da 4 decenni ormai individua come elementi chiari. In questo senso, lavorare sulle medialità, voglio dire, in questo progetto, lavorare sulle rappresentazioni personali della classe, ma anche socioculturali, quelle parlerà bene, non è stata una cosa semplice nella mia situazione, soprattutto in un paese, possiamo dire, come l'Italia, che non sta brillando per capacità di affrontare la complessità. Non siamo ancora, messi malissimo, ma siamo messi male su questa situazione. È un paese in cui, per esempio, non si può parlare di educazione sessuale nelle scuole ufficialmente, se non parlando di certe materie, in tanti paesi non è assoluta. Perché, arrivo alla domanda di Valentino, così come i ragazzi e le ragazze di oggi, appunto, sono nei flussi, ma non solo rispetto all'identità di genere, proprio rispetto, come dire, alla vita quotidiana, un po' per ragioni di essere adolescenti, non so voi quando eravate adolescenti se eravate tutto chiaro, era sempre tutto scontato, però è proprio a livello fisico un continuum di cambiamento. Due, Chiara ha ricordato una cosa fondamentale, tra l'altro dopo 2 anni di pandemia penso che non possiamo più fare a meno di lavorare sul concetto di fragilità, ma tutti noi. Non è facile oggi, abbiamo 2 anni di pandemia, la crisi climatica sta capendo che cos'è seriamente. Il tempo, vuol dire, non è foriero di belle notizie. Negli ultimi mesi abbiamo visto articoli che si chiedevano stare meglio una bomba atomica strategica o tattica, e non parlavano di cinema. Cioè questa cosa non possiamo non ricordarla. Mettiamoci nei panni di un quindicenne, di una quindicenne. E a quel punto è interessante che questa, che noi adulti leggiamo come instabilità, forse è un nuovo modo di evitare la complessità. Sembra uno slogan, chiaro, io come padre dico, ah, è bello, però alle 23enne speriamo di dire che sia, gliela piombo, scherzano ovviamente, ma piombo non vuol dire nulla. In un mondo, è quello che abbiamo lasciato noi, sta crollando pezzo per pezzo. Non ho letto Nostradamus, però è un dato di fatto assolutamente. In questo, lavorare con i ragazzi e le ragazze per dire, non limitiamoci a guardare qualcosa, ma costruite comunicazione. Mettete in scena le vostre rappresentazioni, vanno proprio nella direzione, diceva Chiara, di scomporre e comunicare, confrontarsi, nel momento in cui invece ci si polarizza tantissimo. E su questo, e arrivo alla fine della mia domanda, i social, in senso lato, a parte che ormai i social vuol dire tutto il contrario di tutto, perché
Facebook è una cosa, Instagram è un'altra, TikTok è un'altra, Tinder è un'altra, WhatsApp è un'altra, no? E lo stesso social, Instagram, per esempio, dei 14 e 14 anni, non ha niente a che fare con Instagram delle sorelle e fratelli maggiori, che chiaramente sono simpatici, come i più piccoli usano. Chi usa Instagram, guarda chi usa TikTok, dicendo, i giovani d'oggi, di solito un tredicenne che dice una cosa simile contro il decennio, la decennio. Qual è il tema? Che i social, se ci pensate, stanno da mettere a fuoco, sono a loro volta fluidi. Spesso una fogna c'è aperto, ma talvolta sono interessanti per andare a testare delle rappresentazioni sociali e personali non banali, che stanno facendo emergere proprio degli spazi, su un termine complesso che è fondamentale, che è tipico della contemporaneità, che si chiama disintermediazione. Una volta andavo al cinema e quindi c'era una casa produttrice che produceva un circuito di sale dei distributori, oggi pago 3,99 e sulla mia televisione, Netflix, Amazon, piuttosto che c'ho il film che è uscito 2 mesi fa. Se ne pago 7,99 c'ho il film che è nella sala della mia città. Ma se siamo in 4, siamo uomini, c'è il gatto, la birretta, lo schermo, 7,99 non ne spendo 50 e vedo più o meno la stessa cosa. Quindi disintermedio, cioè la faccio un'altra mediazione lì, ma come se scendessi sempre. Nei social è interessante perché spesso questa è una cosa molto problematica, devo dire, talvolta è interessante perché chiunque può dire guarda, io la penso così. E non sto dicendo andiamo sui social che sono la democrazia della contemporaneità, che è una fregatura ovviamente, no? Però un uso dei social in un senso quasi etnografico, di andare a vedere come i ragazzi e le ragazze si rappresentano, come hanno voglia di comunicare certe cose. Chiaro, c'è il mainstream, esattamente come io mi vestivo con l'estimo quando avevo 12 anni, tra le mie sorelle, i loro amici, si vestivano con l'estimo. Mi piaceva, ma non capivo nulla di moda. Mi piaceva perché era una cosa comune. O i miei amici si vestivano con l'ode e il centro, cioè sono cose che appunto chi ha l'età conosce, no? Non è che sceglievo tutto, evidentemente, era un flusso. Su questo, appunto, con alcuni spunti, ho scelto proprio 3 video, vorrei partire, 3 video presi dal social che sono quelli di pessima stampa, di TikTok, perché sembra la fine dell'umanità, in realtà sono social molto interessanti a livello di creatività, e sono 3 video proprio legati a questo tema. Allora, è anni che non uso un computer, ma allora, media, perfetto, apri cartella, l'ho trovato prima, perfetto, vale, andiamo su FBM, il Valentino Merlo, grande, dove è su? Emotion. La tecnica di creazione del consenso,
Allora, quello centrale della ragazza che ha le etichette, non vuole nessuna etichetta, è interessantissimo, anche per un motivo mediale. Uno, le definizioni, ma lei o lui, perché una ragazza non è così sicura che una ragazza, di qualche vantaggio, questo è interessante, no? Di quella, la mia visione è vecchia, i ragazzi non sono straordinari, in questione che abbiamo fatto recentemente, c'era Masco Femme, ma si dice solo che comincia a mettere fede, ci ha pensato. Interessante questa cosa, ci sembrano cose strane, viste da lontano, invece i ragazzi sentono profondamente. E a Torino bisogna esserci bandi, terzi bandi in qualche modo, questa cosa non è niente banale da questo punto di vista. Allora, qui, proprio giocando sul sistema delle etichette, che è una cosa tipica di TikTok, in questo caso è geniale, tra l'altro fatto con pochissimi mezzi, ma molto curato in realtà, con le luci, eccetera, mi metto in scena a casa mia e ti dico che non mi dai etichette, perché io non sono un'etichetta. E questo è interessante, se tu devi mettere un'etichetta, un problema c'è. E se sei curioso di sapere che orientamenti sessuali ho, no, non è importante saperlo. Questo è un concetto di fluidità. Il secondo, il terzo, quello della signora Bernardo, è fenomenale, lei è un successo enorme, fa sempre tra l'altro i filmati dalla mano. Bellissima questa idea, e anche questo è interessante, cioè non è uno studio, si tratta di un personaggio ed è veramente molto molto potente, avete capito per esempio cosa dice? Come dire, che non bisogna, gli uomini si lamentano perché si generalizza su di loro, però ne sa sempre più di evitatrice, siamo così sempre, come dire, preda dell'emozione. Dici, ma come volete che veramente su di voi e che vi mette di generalizzazioni? Con questa parola chiave, questa frase chiave che iniziano con me, che non è casuale. Questo è stato molto interessante perché una donna è stata uccisa a Londra ormai un annetto fa, se non ricordo male, da un poliziotto, tra l'altro, in sera in barco, e il ministro inglese ebbe la cattiva idea, però era emblematica, di dire no, non sono tutti così buoni, dice meno male. Cioè come se stesse difendendo rispetto a quel punto, e questo è interessantissimo, TikTok. Che apparentemente il social del divertimento, dei balletti, delle cretinate, subito ha lanciato in tendenza l'hashtag is not a man. E immediatamente, il primo video lo racconta, donne di tutto il mondo, di tutte le età, hanno raccontato questa cosa che le ricerche dicono, ma il corpo è impietante, come dire, è vero che non sono tutti gli uomini, ma tutte le donne devono avere il bicchiere quando vengono un drink, tutte le donne non possono tornare a casa da sole. E il 97% delle donne ha paura a causa della vostra. E le statistiche purtroppo confermano, come dire, che tantissime donne hanno subito violenze di vario tipo, fisiche, psicologiche, via dicendo. Allora quel punto è interessante perché un social che è pensato per il divertimento e non vuole cambiare sorte del mondo, diventa uno spazio abitato per raccontare un altro sguardo. Io trovo molto bello nella sua semplicità il primo video, soprattutto sulla varietà. Avete visto donne completamente differenti, semplicemente un cartello, una cosa anche molto semplice, tra l'altro nude, e la voce che invece sta montando in questa situazione. Ecco, perché la cosa interessante è che Valentino, i social possono essere, mi raccomando, in questo caso in modo, non uno strumento e basta, ma un'occasione per andare a mettere il naso. Io questo lo consiglio a tutti quelli che in qualche modo lavorano nell'educazione a 360 gradi, ma anche i genitori. Io di solito consiglio di farsi un account falso, che non è mio, non è che è l'angio, che è il per te, e con quello iscrivete a tutti i social, a dare un'occhiata, è comodissimo. Poi alcuni dopo 5 minuti fuggite, non tornerete mai più, ma intanto già tu guarda, ho capito alcune cose, tu guarda, che era un pochino come una volta, degli educatori, io le ripeto sempre, andavano per le strade, e ancora adesso lo fanno, andavano per le strade, e anche nei quartieri, io sono di Torino, che semmai non andresti in altre certe diverse, però se vuoi capire le cose devi anche andare, non riesci tanto a leggere. I social sono comodissimi, non devi fare nulla tra l'altro, è proprio zero, non far finta di avere cianni, non intervenire, no, devi dire la rete piena. E alcune cose che spesso o non conosciamo, ci sembrano in maniera assurda, scopriamo, togliendo un po', come dire, cascando, eccetera, ma questo vale anche in una libreria, perché pubblica non sembra di essere letti, non sanno dircelo. Però è interessante perché appunto questo ovviamente deve essere letto. Però ovviamente la cosa interessante qual è che riusciamo a vedere delle cose che non immaginavamo. E in temporale vediamo davvero una nuova generazione, ma non soltanto in senso anagrafico.
E questo è interessante perché poi, come dire, ci interroga, e qui c'è il dubbio in qualche modo della Radio Education, nel progettare, nel lavorare insieme. Chiudo, per essere un quarto d'ora, un elemento chiave di questo progetto, che riprenderà bene, ma secondo me è fondamentale, per parlare proprio di temi ad alta polarizzazione, perché il genere è uno, la questione per esempio del razzismo, delle provenienze geografiche è un altro. Altre situazioni, per esempio, interessantissimo, le persone con disabilità, come grazie ai social stiano finalmente rivendicando il loro diritto a mettersi in scena. Non parlo di vedevio, parlo di persone che la messa, tra l'altro su questo, parlo di persone con disabilità che una volta erano nascoste in maglioni enormi, in strutture, che invece dicono: ma io ho un corpo, ma io posso raccontare le cose anche se parlo in una maniera molto strana, e hanno decine di anni di follower. Questa cosa è straordinaria. Allora, i social possono diventare un luogo di co-costruzione e medialità attraverso la narrazione delle regole umane, attraverso la voglia di raccontarsi, di comunicare, di confrontarsi, in cui se mai pian pianino, senza farsi tante illusioni, destruttura invece chi crea conflitto. Perché Chiara l'ha detto benissimo, non è un caso. Creare conflitto è un investimento a altissimo guadagno e a brevissimo termine. Questo lo sappiamo. E la mia non è una polemica sterile, ma creare ansia, creare conflitto, fa fare un mucchio, da mucchio di potere a certe situazioni. Noi non vogliamo essere chiaramente, dire, ingenui né nulla, però lavorare su temi quotidiani, anche molto complessi, vuol dire sapersi mettere in discussione e vedere cosa sta capitando. Le medialità, quindi anche i social, la medialità contemporanea, ci possono aiutare a fare un pezzetto, ma insieme alle persone, non solo per le persone. Grazie Michele, hai glissato sui terzi spazi, ma poi dopo ti daremo no, l'idea è che sono degli spazi a metà strada tra gli spazi formali di apprendimento e quelli informali, no? Dove si possono giocare delle partite interessanti, dove si possono apprendere delle cose, soprattutto su dei temi dove il formale e il familiare anche non danno, non riescono a volte, pur volendo, a dare delle informazioni e delle conoscenze, no? Per cui dentro queste comunità che si creano si crea proprio questa possibilità. E lascio a Beppe, perché adesso la sfida è con i nostri amici abbiamo esplorato un po' alcuni nodi. Ora, tu hai 4 incontri di 2 ore con una classe, arrivi prima, dopo c'è un compito in classe, prima c'è stato qualcos'altro, a metà c'è l'intervallo. Allora la sfida, perché però è un po' il lavoro che abbiamo fatto operativo, è dire come proviamo a tradurre una serie di queste istanze, alcuni obiettivi e alcuni principi su cui vorremmo lavorare in cose molto concrete, no? E quindi come abbiamo strutturato fondamentalmente, riducendo, rinunciando anche, no? Ce lo siamo detti molto nelle discussioni che abbiamo fatto. Vorremmo parlare anche di questo, ma c'è anche quello, però il tempo è limitato, la situazione è quella e quindi abbiamo dovuto fare delle scelte. Quindi chiedo a Beppe un po' di raccontarci, Beppe Masengo, anche lui media educator, scienze della comunicazione, da diversi anni collabora con noi, è formatore, fa interventi con i ragazzi, con gli insegnanti, con i genitori, chiedo a lui di raccontare un po' come abbiamo strutturato l'intervento. Prezzo, se vuoi andare su, ma sì, forse Michele lancia un pulito, forse Michele che mi sa veramente il posto. Come vedete, io vengo a raccontare quello che è stato fatto come se fossi io il protagonista. In realtà, come ho detto benissimo Gianna fin dall'inizio, questo è stato un lavoro di equipe, un lavoro di gruppo in cui ci siamo proprio messi a decidere, e come dicevi bene tu Vale, è stata una questione di scelta, no? Perché decidere è, come abbiamo imparato in questi giorni in una formazione, decidere è recidere, quindi a un certo punto abbiamo detto qualcosa sì, qualcosa no, perché dovevamo stare in un tempo e soprattutto dare un ritmo all'interno del nostro percorso. 4 incontri di 2 ore per provare un po' a toccare questi temi. Questa è stata un po' la struttura del percorso che abbiamo proposto nelle scuole e che stiamo continuando a proporre. Ed è la struttura che trovate descritta nel libro. Il libro, grazie al digitale, ci permette anche delle cose in più. Trovate la descrizione di quello che è stato fatto, oltre ovviamente a tutta
fatte rispetto alle premesse teoriche e ai ragionamenti che abbiamo fatto, ma trovate anche i materiali che sono stati usati, perché il bello del digitale è che stampi un QR, sfogli il libro, inquadri il QR ed ecco i video, le pubblicità, i cortometraggi, eccetera. Qualcosa lo vediamo anche adesso, perché volevo darvi un esempio, però prima volevo darvi un po' la struttura che abbiamo deciso di adottare in questi quattro incontri. La nostra idea è stata proprio di cercare di toccare i vari temi che sono stati raccontati appunto in questa prima parte. Cioè partire dal sondare quelle che sono le rappresentazioni dei ragazzi nella classe rispetto proprio a maschile e femminile, all'interno di uno spettro che noi sappiamo essere fluido, ma ovviamente semplificando il mandato, abbiamo detto ok, proviamo a vedere innanzitutto come si collocano i ragazzi, che è un po' il punto di partenza nostro sempre, no? Partiamo da quelle che sono le rappresentazioni, Michele l'ha spiegato perfettamente, in un'immagine io vado a vedere le rappresentazioni sociali di un tema, ma mi specchio, quindi faccio emergere le mie rappresentazioni personali. Questo è un po' il punto di partenza, su cui poi l'innesto è stato, bene, se questo è quello che emerge all'interno di questa classe, vediamo quello che emerge, per esempio, in un flusso, in un blocco di spot commerciali. Vediamo un po' come la pubblicità di un automobile, di un biscotto, di un profumo, di un telefonino, mi mettono in scena determinati ruoli, determinati aspetti, determinate caratteristiche che magari io sono andato a riconoscere precedentemente. Vediamo come questi materiali vanno a confermare, magari non a confermare, o a mettere in discussione determinati aspetti. Questo è stato un po' il secondo passaggio. Quindi diciamo che un po' il primo incontro è stato incentrato sul tema delle rappresentazioni. Nel secondo il passaggio è stato bene, adesso mettiamo insieme e vediamo cosa capita nelle relazioni. Quindi proviamo a ragionare su che cosa vuol dire, come impatta ad esempio il digitale nelle nostre relazioni, social ma non solo, messaggistica ma non solo, in generale tutte le relazioni mediate in un certo modo. Che cosa succede, quanto questo facilita, quanto questo può allontanare, ma di nuovo non arrivando noi e dando la teoria, ma al contrario, facendo emergere quello che i ragazzi ci andavano a dire. Quindi il macro tema è stato quello delle relazioni, portando in questo caso il narrativo. Se prima vedevamo l'immagine, vedevamo il commerciale, facevamo emergere la rappresentazione, nel secondo incontro proprio concretamente abbiamo scelto di usare sequenze narrative. Sequenze tratte da film, tratte da serie TV, che poi abbiamo aggiornato negli anni, quindi quello che voi troverete all'interno del libro è la versione che abbiamo utilizzato e che continuiamo ad utilizzare, ma poi ovviamente noi aggiorniamo, inseriamo, modifichiamo e modifichiamo anche sulla base delle risposte che ci danno i ragazzi. L'idea di avere una flessibilità anche rispetto al programma per noi è importante. Nel terzo incontro il passaggio, la scelta è stata quella di provare a ragionare sui diritti, quindi di provare ad andare a ragionare rispetto a ok, alla luce di quello che ci siamo detti nella società, che cosa capita, quali sono i diritti, quali sono le discriminazioni che avvengono, cosa capita, lo stipendio piuttosto che appunto i comportamenti devianti, e andiamo a farlo questa volta rispetto a chi ha provato fare dei prodotti mediali che in qualche modo denunciano, provano a sensibilizzare rispetto a questi temi. Quindi abbiamo usato spot sociali con una doppia ottica: uno, di nuovo far emergere quello che i ragazzi percepivano; due, provare a dare degli spunti rispetto a quello che loro avrebbero voluto produrre. Perché poi, questo è il punto di arrivo che in realtà diventa un punto di partenza a sua volta, i ragazzi producevano. Noi chiedevamo ai ragazzi, questo ormai è diventato uno standard all'interno dei nostri percorsi di media education, andare sempre a inserire una parte in cui io metto subito le mani in pasta sul tema di cui sto ragionando, facendo qualcosa, provando a produrre qualcosa. In questo caso noi chiedevamo proprio ai ragazzi di produrre un messaggio su questi temi in maniera diversa, poteva essere una produzione originale, ma poteva anche essere una ricerca di qualcosa che trovavano e che ritenevano significativo. Per poi confrontare questi lavori all'interno del quarto incontro. Questo è un po' il quadro generale. Vi faccio vedere un esempio che è proprio quello da cui partivamo. E qua spero di riuscire a ritrovare la chiavetta di Vale, che dovrebbe essere questa, come questa.
e questa è SMCR Cisterna. SMCR è sta per Social Media Corporazione, che è il titolo del libro, lo ribadiamo sempre, il nostro codice fiscale. Allora, questa che vi faccio vedere è la, il montaggio di immagini fisse che noi abbiamo utilizzato, quello con cui partivamo, uso sempre il plurale perché io personalmente all'interno degli incontri ho lavorato in alcuni casi come osservatore, in alcuni casi sono stato anche conduttore, ma è stato veramente un lavoro di equipe. Questo sono le radici, che è terza quarta superiore, il partito sul quarta superiore, la ricerca sulle quarte superiori, però poi negli anni e anche quest'anno l'abbiamo fatto sulle terze. Okay, grazie. Chiedevamo ai ragazzi di decidere quale
questa immagine rappresentava meglio per loro il maschile e quale in cui questa immagine rappresentava meglio per loro il femminile, e ovviamente il perché. Ci dovevano pensare un attimo e poi iniziavano a restituirci a voce e noi andavamo a raccogliere la lavagna e andavamo a raccogliere, ci interessava le motivazioni, e da qui partivano proprio un modo per iniziare a entrare nel tema portando immediatamente quelle che sono le rappresentazioni individuali che emergevano. Come avete visto, la scelta di mettere le immagini per due volte e perché così si fissano, la scelta di mettere questo accompagnamento musicale scelto da Vale, che io provo alla grande perché il progresso è nelle mie corde, ma era anche per mettere un qualcosa di strumentale e anche un po' particolare, eccetera. Sì, l'idea era che fosse lontano dal gruppo, anche qua partiamo un po' dalla nostra rappresentazione, no? Ci immaginiamo tutti i quindicenni che ascoltano solo musica trap, magari questi sanno molto meglio di me cos'è la progressive, però come avete visto le immagini non hanno mai l'essere umano come protagonista principale, nel senso che sono o artefatti dell'uomo, eccetera, ma fondamentalmente la figura umana non c'è, perché siamo noi che entriamo in quelle immagini e le carichiamo di significati, e quindi qua uscivano fuori tutta una serie di cose, da quelle che andavano un po' a ribadire quelli che potremmo aspettarci essere gli stereotipi, le rappresentazioni, quindi scelgo la torta perché le donne cucinano, è uscito fuori, scelgo il... Sì, esatto, la cosa più... Una delle più scelte. Cioè, più quello più legato al femminile è stato tolto. Le ragazze sono giovani, sono femminili. Il veliero da cui è l'uomo, il capitano, eccetera, il castello, la montagna, eccetera, il tornado perché le donne, perché per me il femminile è emotivo, eccetera. Sono uscite, escono fuori una serie di cose, ma poi qua i ragazzi hanno andato a collocarsi, e come sempre succede quando lavoro con delle immagini che possono essere lette innanzitutto sempre in modi diversi, questa è stata un po' la nostra scelta, no? Quindi che cosa ci vedo di forza, penso all'uragano, vedo perdere di controllo o una forza in arrestato, in quel campo di grano, vedo il campo di grano e quindi la generatività, se vuoi, eccetera, o vedo le nuvole sullo sfondo, in quello stagno vedo il ninfeo, vedo l'acqua piatta, ciascuna di queste immagini poi poteva essere, e infatti i ragazzi spesso andavano a scegliere all'interno della classe la stessa immagine con motivazioni differenti, quindi diventava un bel confronto su questo, ma soprattutto iniziavano a fare emergere delle parole chiave. Poi il passaggio successivo poi era: queste parole chiave sono emerse da voi, questa classe, ed emergeva già un dibattito perché ovviamente dalle immagini i ragazzi portavano le esperienze. Ragazzi e ragazze che confrontavano le loro esperienze, i loro vissuti, usciva già da qua. Quelle parole che raccoglievamo, ancora già in una prima ora, poi le tenevamo lì e dicevamo: bene, adesso andiamo a vedere con gli spot commerciali se alcune di queste parole ritornano. Se quelle che sono un po' quelle che sono emerse come rappresentazioni individuali, così di pace, eccetera, tendiamo a ritrovare i prodotti costruiti per vendere, prodotti mediali costruiti per vendere prodotti, però ovviamente veicolano altre cose. E questo era un po' il punto di partenza del primo incontro, che vi dà anche un po' l'idea della metodologia di lavoro, che è quella che portiamo avanti un po' da sempre, il lavoro con le immagini attraverso proprio la media education, di far emergere quelle che sono le rappresentazioni. Nel secondo e nel terzo si continuava quest'ottica usando altri formati, che è un po' quello che ritroverete sia in descritto che proprio volendo andarselo a vedere leggendo il libro, e poi nella produzione in cui i ragazzi e le ragazze andavano proprio a mettere, a creare qualcosa per comunicare loro stessi il messaggio che ritenevano significativo. Questo è un po' un quadro per avere un'idea di come insomma abbiamo provato a muoverci prendendo delle decisioni, e tutto non poteva starci, quindi abbiamo fatto delle scelte. Sì, grazie Beppe, mi viene anche in mente che negli ultimi percorsi abbiamo provato un po', perché abbiamo fatto a distanza durante la pandemia con alcune classi, e quindi per esempio lì la scelta è stata, con una pagina di condivisione, far chiedere a loro anche di portare delle immagini, quindi non dargli a noi già scelte in alcuni contesti, ma postate voi un'immagine, una prima scrivendo per femminile. E
abbiamo notato che lì lo stereotipo esce molto utile, forse perché un po' qualcuno non fa la prima immagine che trova la punta e ci sta, perché poi dipende in che momento sei della giornata e della tua possibilità di impegnarti su quel tema, no? Però in effetti questo faceva uscire un po' tutte queste cose. E anche nelle ultime, quando chiedevamo loro di cercare dei prodotti mediali che parlassero di questo tema, molte volte ci hanno stupiti portandoci delle cose che alcune le conoscevamo, ma altre no, con delle motivazioni, delle riflessioni molto molto interessanti, no? Abbiamo constatato la polarizzazione di cui ci parlava Chiara, che a quell'età ci sta un po' perché comunque mi dà un po' di sicurezza, ma proprio in effetti una difficoltà a esplorare e avere spazi di discussione. Alcuni ragazzi però ci hanno proprio detto, a conclusione e valutazione, finalmente è una cosa a scuola in cui parliamo di quello che capita nella vita. No, poi magari è una cosa particolare, però davvero qualcuno ce l'ha rimandata. Io direi che noi abbiamo un po' concluso, abbiamo provato a darvi un panorama, qualche riflessione sul tema e su come abbiamo provato a impostarlo. E direi che abbiamo un quarto d'ora, 20 minuti o quanto volete, noi cena verso le 8, quindi qua, se volete fare le domande, se ci sono. Poi, scusate, io solo qualche curiosità, non sono un educatore ma un genitore, per cui non probabilmente faccio delle domande un po' fuori dal contesto solito. La prima curiosità era le dipendenze, ma dipendenze da che cosa? Da cosa o da chi o da... Cioè ci sono dipendenze, appunto, già quando voi dite dipendenti già sapete di cosa parlate, o è così, è un ventaglio di cose? E poi perché la scelta di Steadicam, cioè il nome Steadicam, che colpi, perché Steadicam e non... Cioè, come mai c'è questo riferimento ad una cosa? Poi là, invece per la parte, perché praticamente ho avuto dei grandi punti interrogativi per ognuno di voi, quindi adesso cerco di condensare. Cioè, ad esempio, la questione del mercato del lavoro che mi fa essere precario. Io adesso è un mondo, però io, cioè, non tocco colpa al mercato del lavoro, perché sono, cioè, io andrei ad attribuire queste colpe ad un altro livello, e se questa cosa viene fuori, se c'è un discorso, cioè banalmente, se noi andiamo a votare ad esempio domenica, non andiamo a votare su una cosa che magari invece tratta di temi, appunto, che sono tipo le droghe leggere e l'eutanasia, perché a un certo livello è stato deciso che queste cose non andavano bene, per cui, cioè, non è il mercato, cioè non è il referendum che me lo vieta, ma evidentemente c'è un altro livello che sta da un'altra parte, questa non è quella, la risposta dentro di te, ma è sbagliata, cioè non è quella roba di... la seconda, sì. E poi la terza cosa è appunto il fatto di entrare in un social e vedere che cosa fanno, ma non è possibile che questi siano semplicemente dei bot o comunque delle cose che rispondono a quello che io sto cercando, quindi in realtà non è detto che io vedo effettivamente questa grande popolazione di soggetti che interagiscono, ma quanto di questo è effettivamente vero? E poi c'era ancora una cosa, vabbè, poi mi verrà anche in mente. Ah no, ecco, ma questo metodo qui va bene chiaramente per quando io ho un duale, no? O maschi, femmina, sì, no? La cosa si può invece poi, per dire, applicare o pensare anche quando c'è una combo, no? Di valori che non sono maschi e femmine, ma ce ne sono tanti. Boh, è finito. Allora, io faccio sulla dipendenza con Steadicam, è sicuramente un nome riguardante un progetto. Allora, il tema delle dipendenze, noi siamo servizio delle dipendenze, chiaramente il nostro obiettivo ambulatoriale, l'obiettivo primario anche all'inizio della nostra azione di prevenzione, era la prevenzione dei comportamenti a rischio, soprattutto rispetto inizialmente al consumo e abuso di sostanze psicoattive. Poi già anche il nostro servizio da tossicodipendenza è diventato dipendenza, cioè tutti i servizi sono diventati dipendenze patologiche, perché si è lavorato poi anche, e si lavora nella cura prioritariamente, i comportamenti anche di dipendenza, esempio il gioco d'azzardo. Noi siamo partiti, poi lascio male il nome Steadicam, che entra un po' meglio quello che è stato la scelta di questo nome, però noi siamo partiti
20 anni fa proprio a rivoluzionare quelle che erano le nostre attività di prevenzione, che poi abbiamo chiamato di promozione della salute, perché praticamente è ormai assodato, provato, come si diceva anche prima, che ogni azione di prevenzione, anche la prevenzione a comportamenti di abuso e di dipendenza, ha come fattore protettivo il lavoro sulle life skill. Sì, le informazioni sono importanti, ma se io non attivo determinate competenze nei bambini e successivamente nei ragazzi, io non attivo quelli che sono dei fattori protettivi, no? E quindi il senso critico, per esempio, è una competenza ed è anche un fattore protettivo. La creatività, la capacità di stare in gruppo, l'empatia e via dicendo, sono diverse le life skill, insomma, che è importante potenziare. Per cui noi siamo partiti 20 anni fa, chiaramente chiamati soprattutto dalle scuole per lavorare sulla prevenzione dei comportamenti di abuso, ma siamo partiti lavorando sul gruppo, perché queste competenze tu le puoi attivare se tu riesci a fare un buon lavoro con il gruppo e a portare comunque, e i media sono stati il nostro valore aggiunto, qualche cosa che possa far emergere delle loro rappresentazioni, e attraverso quello che tu mi racconti, tu vedi quell'immagine, mi racconti che cosa ti rappresenta, ma attraverso quello che tu mi racconti io posso sapere dove sei tu. Quindi a questo punto la mia azione anche di informazione va a mirare su qualche cosa che mi viene da un dialogo con quella classe, con quei ragazzi. Quindi io attivo le life skill, attivo il dialogo e vado poi a portare un'informazione. Perché poi andare a lavorare poi su questa tematica in un CERT? È perché proprio un lavoro di questo tipo fa sì che tu comprenda, questo non l'abbiamo compreso noi, ma anche qui per tutta la letteratura lo dice, che tu lavorando su quello che è, cioè tu devi lavorare su quello che è benessere, cioè devi lavorare su quello che è, sono sicuramente l'attivare queste competenze, ma andare anche ad aiutare a comprendere, no, quelle che possono essere delle cose della quotidianità. I nuovi media sono stati qualche cosa che ha cambiato la comunicazione, magari più per noi che per loro che ci sono cresciuti, però sicuramente le relazioni sono qualche cosa che ci fa star bene o ci fa star male. Sicuramente determinati comportamenti, per esempio legati al tema delle azioni violente, si collegano anche al consumo e all'uso di sostanze, cocaina e alcol, possono portare ad avere delle relazioni dove l'aggressività e la violenza esiste. Quindi i temi si collegano. È chiaro che tu, quando entri in una scuola superiore, quando parli con i ragazzi, tu vai a lavorare appunto su quello che ti portano loro, non lo facciamo attraverso le immagini, lo facciamo per prevenire comportamenti sicuramente a rischio, a questo punto a 360 gradi, perché ormai non si può più dire che l'uso di sostanze non sia collegato ad altre cose, cioè l'uso di sostanze è collegato a quello che sono dei nostri stili di vita, per cui noi siamo, infatti, il percorso, quello di maggior successo, forse di tanti anni fa, e continua ad essere oggi, si chiama stili di vita e consumi, cioè io parto dalle pubblicità e vado a lavorare sugli stili di vita, perché gli stili di vita comunque sono degli stili di vita che mi portano a fare magari determinate scelte dove ci sono le sostanze, ma ci sono anche le relazioni, ci sono anche il mio modo di essere donna, ragazza, ragazzo, ci sono, cioè, quindi non puoi più scindere le cose se tu lavori con i ragazzi in ambito di prevenzione. Non so se sono stata chiara. No, c'è anche una questione di genere sul tema delle sostanze. C'è anche sicuramente una questione di genere. Si sta studiando molto in questi anni come ci sono differenze sia nell'utilizzo sia negli effetti, ci sono gruppi di consumatori solo femminili, le chemical sister, che intervengono anche nei progetti di riduzione del danno, quindi secondo me si intreccia anche molto. Io rispondo alla domanda più facile, che è quella del nome, che nasce nel 99-2000, c'erano le VHS, voi lo sapete tutti, ai ragazzi devo spiegare a volte cos'erano, no? Quindi non era così facile avere le immagini per usare questo metodo. Allora l'idea era, la steadicam era un'imbragatura che usavano nel cinema per fare la soggettiva, quella che oggi molti videogiochi ma moltissimi film fanno, quindi era quello strumento per filmare lo sguardo della persona, quindi tu
eri, quando c'erano queste scene, eri il protagonista, eri proprio identificazione con il personaggio. E l'idea era lo sguardo attraverso i media sul mondo, il mio sguardo sul mondo, e l'idea di Steadicam era di avere tutta una serie di materiali selezionati e catalogati, messi a disposizione per chi voleva utilizzare questi strumenti. E quindi il nome è nato da questa suggestione, aveva uno sguardo partendo dal tema delle sostanze ma poi sul mondo giovanile in quegli anni, e poi si è allargato, oggi lo chiameremo in un altro modo probabilmente, però questo è l'origine. Io mi collego a lui perché la domanda sul metodo riguarda proprio le circostanze, quindi sostanzialmente questo libro racconta un'esperienza specifica di lavoro, ma contemporaneamente restituisce e prova a restituire un modo di lavorare, che questo appunto che abbiamo sviluppato negli anni all'interno del centro Steadicam, che appunto chiamiamo un po' il metodo Steadicam, quindi in realtà appunto il termine Steadicam si riferisce, diciamo, allo staff di lavoro e non all'oggetto di lavoro, nello specifico. Rispetto proprio alla sua domanda, sì, questo modo di lavorare, ad esempio questo utilizzare un blocco di immagini di questo tipo, un gruppo di spot, eccetera, permette di lavorare su molti temi, assolutamente, quindi non è limitato a questo tema specifico. Noi lavoriamo usando questa stessa metodologia, cambiando gli materiali, per parlare di alcol, per parlare di videogiochi, per parlare di tabacco, di malattie sessualmente trasmissibili, tutti i temi di cui ci occupiamo, informazione della salute. Nello specifico un blocco di immagini come questo ti permette di chiedere a chi partecipa di collocarsi. Allora, qui la discriminante è il mandato, cioè cosa ti chiedo di fare con queste immagini. In genere noi chiediamo di fare una scelta. Allora, la scelta può essere in questo caso il maschile e il femminile, quindi dopo, ma potrebbe anche essere scegli una sola immagine, perché stiamo parlando di, non lo so, quale secondo te rappresenta meglio la scuola. Per esempio, ne scelgo altre, ne scelgo queste, ne scelgo alcune, eccetera. E la scuola per me è questa roba qua, e da lì faccio l'altro, wow, allora il vissuto della scuola, quello vissuto della classe è questa roba qua, bene, e poi da lì proseguo a lavorare, magari questo può essere l'inizio di un percorso, per esempio, sul bullismo, che l'abbiamo anche fatto, l'abbiamo sperimentato. Quindi diventa in realtà il metodo di questo lavoro, i materiali vanno ogni volta adattati, costruiti sulla base degli obiettivi che mi si danno. Queste immagini noi le abbiamo scelte apposta per questo percorso, ma poi usando magari una criteria di selezione simile noi possiamo scegliere altre per andare a lavorare su altri temi. E questo per le immagini fisse, lo stesso per gli spot, per le sequenze, eccetera. Si scelgono ogni volta i materiali sulla base del mandato che voglio dare, dell'obiettivo che voglio raggiungere, ovviamente del tema di cui sto parlando. Mi ha risposto a tutto. Ovviamente ciò di cui stavo parlando, presentando un po' per scontato, sono le trasformazioni grandissime dalla società del welfare alla società neoliberista, che sono trasformazioni economiche, politiche, culturali, psicologiche anche di personalità, che abbiamo visto negli ultimi 40 anni e che sulla maschilità stanno agendo in modo forte. Rispetto appunto alla figura del padre di famiglia che non regge più o regge solo ad alcune condizioni e che è molto, diciamo, appunto in un momento di creazione di conflitto molto forte, di recupero anche con il militarismo, ad esempio, di una figura maschile forte e attira rispetto allo smontaggio reale che è la possibilità di porsi come quello che mantiene qualcun altro, quello che ce la fa, sia nella realtà. Non so se lo risposto. Poi la cosa complessa è volevo solo collocare questo percorso dentro appunto un quadro di arte. Social, soprattutto sui social, ovviamente non si tratta di analisi dei social, nel senso che chiaramente i bot ci sono, però il costo al tuo genitore mette il naso
perché si scoprono universi impensabili. I per social intendono non solo quelli che conosciamo noi. Per esempio, pochi sanno che gli adolescenti hanno un social che è Wattpad, che è un social in cui scrivono libri, che i loro compagni e compagne leggono, ma leggono e glossano, come se fossero su una cartella di Drive, per cui quella frase ti piace, ho 150 commenti, e chi ha scritto risponde. È un social pazzesco, di quelli da 800 pagine, di solito fantasy o romantici, che però sono una presa diretta incredibile sul mondo. E chiaro, deve essere un governo, però come genitore, come adulto, andare a farsi un giro sui social, uno capisce un po' dove c'è il voto o meno, oppure può essere utile perché i social, come dire, anticipano per certi versi, riflettono per altri, talvolta deformando ovviamente, quello che sta capitando, ed è affascinante un pochino. Quando ero giovane, diciamo, a Torino c'era un edicolo internazionale della stampa, no? Io, appunto, sono sempre qua per il cinema, andavo a comprare i cahier di cinema, perché era una religione. Oggi continuo a comprarli nel piccolo mio quartiere che mi manda proprio perché sono affezionato, però io volendo posso leggere che sono le prime pagine di tre quotidiani dell'Argentina in tempo zero, quindi è fenomenale. Chiaro, poi devo sapere che se leggo un quotidiano che sono di destra o di sinistra, però è una cosa pazzesca. Quei punti social sono un allargamento delle percezioni, delle cose che capitano, e su alcuni temi particolarmente complessi diciamo a vedere cosa sta succedendo su quello. Ci vuole un po' di curiosità, un po' di tempo, adesso anche dovete dalle 9:30 di sera alle 10 far venire sui social, però è quello che Estetica non a caso, secondo me, è partito da quello pensando ai media di una volta. Cioè se io, dagli anni 70, no? Ma dagli anni 50 in Italia, molti oratori, molti circoli, anche politici, vediamo il film per capire un tema. All'epoca c'era il Soverno, quelle robe hanno formato intere generazioni, no? Chiaro che il cinema è falso. Tutto rappresentazione, però il tema che parla è vero, quel punto il dibattito famoso, Nanni Moretti poi l'ha stroncato, ma il dibattito no, ma il dibattito era affascinante. La stessa cosa vale sui social. Stefano dice, ma sono il cinema, e anche la televisione, anche gli spot sono interessanti perché raccontano immaginari. Poi diciamo giustamente loro, diventa interessante il confronto, per cui non volevo polarizzare ovviamente, però è una bella occasione che spesso invece noi adulti o vediamo come problema o tanto non c'è risposta. Proprio a bassa intensità, secondo me è stupefacente. Sì, viene in mente anche come il commerciale, poi a volte cavalchi, no? Certe cose. Facebook mi sembra che abbia introdotto tutto un numero incredibile di possibilità di individuarsi dal punto di vista, oltre a FMF, credo abbia una ventina, non so come lo sa. O come noi usiamo in questo momento molto uno spot della Coca-Cola, dove ci sono gli sports, dove il personaggio, come nel TikTok che ci hai fatto vedere Michele, è fluido, qualcuno dice un ragazzo, una ragazza, no? Di come a volte il commerciale si appropri di questi temi e non ci aiuti a riflettere, saper distinguere, quando invece anche usando quello che noi usiamo, non ci interessa la Coca-Cola, lo cavalca perché era di moda, perché si fanno magari belli come rispetto al marchio, no? Però noi partendo da quello ragioniamo con i ragazzi su questi temi, su una cosa che magari loro hanno già visto o comunque appartiene ai loro linguaggi e alle loro esperienze di consumi mediali, a partire da che cosa loro, nella musica, nel mondo degli anime o dei manga, tutto questo mondo del genere è esplorato e raccontato, e sono le narrazioni loro delle serie TV, quindi partire dai loro consumi mediali per ragionare su questi temi, noi abbiamo visto che è molto efficace per arrivare poi a dare qualche informazione, a vedere chi ha delle difficoltà e magari dirgli ma guarda che esiste uno spazio di ascolto adolescenti, se hai qualche problema, se vuoi anche solo parlare con qualcuno, perché questo è anche un po' l'obiettivo del nostro lavoro, far sì che le persone che poi sono in difficoltà, non sanno con chi parlare rispetto a certe cose, possano trovare degli spazi dove giocarsi e ragionare queste cose, no? Per cui credo che partire dai social, dalle serie TV come esperienze narrative che permettono di aprire un dialogo e di ragionare su alcuni temi, su alcuni nomi. Comunque io posso testimoniare che il metodo funziona, perché l'ho provato più volte con i miei ragazzi, sia come, vabbè, mi sono formata
e anche ma su vari temi, che ne so, alimentazione, bullismo, l'uso dello smartphone, cioè partendo da cose che loro conoscono, è un modo per entrare proprio più in contatto con loro, quindi e parti poi da loro, da quello che dicono, come diceva Beppe, da quello che dicono loro, da quello che provano loro. Ed è un modo anche per noi adulti di entrare nel loro mondo, perché tante cose sono lontane dalla nostra, essendo una boomer, sono, cioè, voglio dire, e quindi è molto efficace, sì, l'immagine la vita. Io volevo chiedermi una cosa specifica. Quest'anno ho fatto l'assistente all'autonomia, quindi ho lavorato con ragazzi con un sostegno, e alcuni erano allo spettro autistico, altri avevano per il ritardo cognitivo e anche diagnosi del disturbo comportamentale, e mi chiedevo, cioè ho sempre finito quest'anno mercoledì e ho detto in un'assemblea che ho notato che ci sono stati moltissimi episodi anche di al limite tra il cyberbullismo, comunque molti di questi ragazzi non avevano nessuna base dal punto di vista di educazione di genere affettiva e venivano trattati, i temi venivano trattati come per gli altri ragazzi, cioè un tabù gigantesco con il problema aggiuntivo che questi ragazzi magari in alcuni casi si toccano le parti intime, però in maniera molto più sregolata che i loro compagni, no? E quindi un tema difficilissimo da controllare e da controllare, da anche discutere, no? Mettersi in dialogo con questo tipo di abilità. E mi chiedevo se nella vostra esperienza vi sia capitato di mettervi in relazione anche con questo mondo, no? Che è quello dell'abilismo e del fatto che nelle classi, ormai nelle scuole ci sono dipartimenti interi dedicati al sostegno e ci sono anche queste nuove sensibilità che vanno anche trattate in maniera molto più specifica. Molto. È fantastico secondo me, perché io conosco il metodo e la sua eterogeneità fa sì anche che si possa raccogliere, come diceva Anna, da loro, a partire da loro e raccontarsi. Però al contempo molto spesso mi sembra che questi ragazzi vengono un po' tenuti in una bolla e magari quando ci sono progetti di questo genere magari non vengono neanche fatti rimanere in classe, oppure non so se mi è capitato di avere... Non ci è capitato, a Valentino l'abbiamo ripetuto ancora quest'anno in tre classi, perché poi noi non riusciamo mai a fare più di quattro classi per anno. No, mi viene solo da dire una cosa rispetto a quello che stavi dicendo tu, che un po' una parola che noi ci siamo portati dietro anche all'interno di questo progetto è la parola rispetto, perché è un po' anche quello che si cerca, che credo sia anche una parola trasversale, come lei qui dice, la tematica dei diritti del terzo incontro. Però non è solo in quell'incontro lì che noi abbiamo fatto emergere il tema dei diritti e la parola rispetto, perché è vero che ci sono alcune tematiche, noi infatti ci siamo fatti aiutare da Chiara e Michele proprio perché su alcuni aspetti, no, anche di questo tema ci sentivamo un po' a disagio anche noi, anche poco competenti, no, perché è un terreno che a volte fa paura a noi adulti, andiamo ad esplorare con i ragazzi perché ci sembra di non avere la risposta giusta, no? Quando già il nostro metodo non prevede mai la risposta giusta, anche quando parliamo di un tema che è un tema che conosciamo molto bene, che è quello delle sostanze, perché lo conosciamo da molti anni e siamo anche attivi all'interno della comunità, tra l'altro. Però appunto questo discorso e questa parola secondo me ci ha permesso, perlomeno io parlo anche per quanto mi riguarda, anche di sentirmi più tranquilla rispetto magari a delle cose che possono essere emerse, su quale io non mi sentivo davvero così esperta e così chiara nel mio pensiero. Però passando anche al discorso di certe cose se ne può parlare, questa cosa della sessualità per esempio, forse una delle ultime classi che io e Valentino abbiamo fatto quest'anno, poi si è parlato di quello, si è parlato di pornografia, si è parlato dell'uso di pornografia, della sessualità, una classe piccolina, e tutto il tema del consenso, cioè si è andati un po' dietro
Però rispetto anche a domande che magari anche tu come adulto puoi non essere così, per esempio su tutto questo tema che stai portando tu, ma anche il tema che si parlava prima, di cui si parlava prima, no? Che a volte ti spiazza anche un pochettino, la parola rispetto ci ha aiutato proprio per dire, allora ci sono delle cose che magari io non conosco così bene, anche voi magari ci sono delle cose che ascoltate, che sentite, dei comportamenti di ragazzi, amici che sono vicino a voi, magari sono lontani dai vostri valori, magari non li comprendete come atteggiamenti, come modi di essere, di esprimersi, però il discorso di essere vicino all'altro, di rispettare anche qualche cosa che non si comprende, diventa comunque un elemento fondamentale. Non so se però mi veniva in mente questo dalla domanda che tu hai fatto, perché poi non ci sono capitati. È un tema di riflessione. No, ma è vero, da dire, non è una domanda intensiva. Ma è un intervento. No, che cosa è successo a noi come gruppo di lavoro? Cioè, sicuri di andare in mezzo ai ragazzi con 20 anni che ci andavamo, con questo tema che sembrava un tema che prendesse molto. E ha cominciato a far volano tra di noi, perché più ne discutevamo, meno capivamo qualcosa, no? Che posizione prendiamo, ma come la pensi tu, ma come la penso io, ma... E siamo proprio entrati in una dimensione di fluidità, per cui di fatto un tema, questo, no? Credo sia proprio, che va a toccare qualcosa che è in straordinario cambiamento, sia le relazioni mediate dalla rete, sia le identità di genere. Cioè è qualcosa che per cui può aprire mille capitoli, dalla sessualità ai diritti, all'identità di genere, all'orientamento sessuale, cioè. Quindi a un certo punto siamo detti, allora dobbiamo dire cose chiare, distinguere, no? Eravamo tutti nella mappa, pur essendo in un metodo che invece prevede, no? Che tu non è che devi dare, però andavamo fuori mappa noi, cioè dire, ma non sono troppo vecchia, queste cose io non posso più capirle, quell'altra, ma allora che faccia qualche cosa, cioè siamo andati nelle discussioni come gruppo nostro, no? E ci ha messi comunque di fatto la scrittura, è stata faticosissima, nel senso che al di là dello scrivere era proprio, ma quali pensieri riusciamo a fermare lì in questo momento, no? Che è tutto così in progressione. Ed è stato molto molto interessante parlare con questi ragazzi e vedere proprio le loro, infatti un po' le raccontiamo nel libro, proprio le loro battute, le loro riflessioni, il loro insight quando emergevano questi temi, no? Dire, ma guarda che mappa ho io, no? Dell'essere uomo, dell'essere donna, di che cosa è femminile, maschile. È stata, ed è ancora in corso, cioè, spesse volte diciamo, non siamo preparati, noi siamo preparati con le sostanze, ma è un tema che muove. E di fatto mi ha chiesto aiuto, nuove sì, idee. Quest'anno abbiamo coinvolto Sacri, speriamo che in futuro accolgano il nostro testimone, anche perché l'idea è di far sì che in qualche modo questo progetto continui a vivere con una serie di interventi e di attività. Noi come ASL tutti gli anni mandiamo alle scuole il catalogo con i progetti che vari servizi dell'ASL o del territorio che siete sotto ASDI. Io manderai l'ASDI ASDI, però l'idea è di inserirlo in quel catalogo lì e poi su alcune scuole con cui collaboriamo, se si vogliono fare percorsi del genere possiamo intervenire. Ma coi genitori, perché noi lavorando siamo, io insegno la scuola dell'infanzia, siamo in tante a lavorare negli ordini di scuola che non sono né la scuola secondaria di primo grado né la secondaria di secondo grado. E qui sui nostri bambini si creano, cioè lavoriamo proprio per creare quelle competenze, lo spirito critico, perché poi per avere adulti responsabili e critici bisogna partire a 3 anni, a 0 anni, capito? Avete pensato di esportare questo percorso anche su questi ordini di scuola? Poi
capisco che è un lavoro da fare con i genitori, con gli insegnanti, più che con i bambini, perché poi sono loro il tramite di questa, cioè noi leggiamo degli atteggiamenti, delle prospettive anche nei bambini di 3 anni che ti dicono no, io la maglia rosa non la voglio perché è da femmina, e tu hai ben dire, cioè, i ciclisti hanno il colore, perché loro, per loro rosa, no? Io avevo un bambino, gli ho messo le ciabattine rosa perché aveva fatto la pipì addosso e non aveva più ciabatte, avevo un paio di ciabatte che avevo portato da casa rosa, questa mi ha fatto delle scenate perché non voleva mettere le ciabattine rosa. E sono poi sono quelle le cose su cui noi possiamo lavorare. Avete previsto dei percorsi sui genitori e insegnanti? Per ora no, la tua sfida ci dice che prima o poi dovremmo farlo. Io penso che debbano essere comunque forse dei percorsi con più competenza, non mi verrebbe da dire, perché vabbè, noi più da tempo, chiaramente noi parliamo di un ASL che non è la vostra, non è la tua, però anche di personale che c'è all'interno del consultorio, piuttosto che al servizio di psicologia, piuttosto che, cioè, magari si potrebbero anche unire le forze. Noi non abbiamo mai lavorato con percorsi genitori, in passato ne abbiamo fatto, su queste tematiche non abbiamo mai lavorato con i genitori, se non molto di striscio, forse io. Sì, è vero che comunque è un tema che quando lavori con genitori, noi abbiamo fatto gruppi genitori sull'utilizzo dei media, vengono fuori sempre, soprattutto poi se sono genitori che hanno figli e adolescenti in pubertà, vengono fuori temi, no? Legati da proprio a queste tematiche, o anche più piccoli, mi veniva in mente quella mamma che aveva raccontato che aveva appunto invitato l'amichetta della figlia, ma erano lei. E che queste due facendo il bagno hanno fatto una serie di domande eccetera, ma qui apriamo la fatidico tabù sull'educazione affettiva e sessuale, che quando tocchi questo tema diventa, no? Cioè non lo fa l'insegnante di suo, perché però con le famiglie vai a toccare, e soprattutto con le famiglie interetniche adesso, no? Cioè vai a toccare dei temi proprio culturali molto potenti, per cui ci sarebbe bisogno proprio, sì, di allargare il discorso, no? Di come porsi collettivamente, senza prendere posizione, ma quali aspetti no, favorire, quali no, come interpretare, perché se no poi tutto viene troppo, sono psicologizzato, cioè, e allora lei ha guardato la bambina, allora poi, allora questa, cioè, calmi tutti, no? Però è vero che come realtà di adulti ci stiamo interrogando su quali sono i confini, no? Perché ero polarizzi troppo di là, no? E allora su questo con i genitori, secondo me, con i gruppi ci sarebbe bisogno, così come sottolineo però, questo tema delle mascolinità, cioè l'aprire temi proprio su che cosa vuol dire essere padre, cosa vuol dire essere uomo in questo momento, ma non possiamo suggerirvelo solo noi, deve essere un bisogno che arriva da chi vive quella condizione, no? Le donne sono abituate da tanto ormai, perché, però c'è questo tema, che perché se un bambino mi fa la crisi sulle ciabattine rosa, però io tempo fa avevamo fatto un lavoro in classe prima, dove eri prima di nato, un percorso che facciamo, così a un certo punto abbiamo parlato di cosa fa la mamma e papà quando stanno la domenica, così. Allora il papà cosa fa? Attacca le figurine, sta sul divano e la mamma per divertirsi, ma questo pochissimi anni fa, i genitori giovani, lava, pulisce la domenica, stira, come si dice, così. Ma non parte con le figurine della serie o per i bambini, non ho indagato, non ho indagato, ma non uno, parecchi, cioè i ruoli, ma giorno di festa,
per cui non c'era un... alcuni sì, facciamo delle cose insieme, però fondamentalmente la mamma si diverte, stavamo volendo sera la domenica, cioè che altro la domenica anche, ma si diverte così la mamma. Questo però è maschi, se tu vuoi dire. Sì, no, però comunque c'era questa divisione, poi tutti quelli con cui ho fatto questa, c'era questa divisione di massima, ma pochissimi anni fa, non parliamo di 10 anni fa, pochi anni fa. Per esempio noi con gli adolescenti, con la prima scelta maschile e femminile, poi loro andavano subito uomo e donna, il carrello della spesa, piuttosto che venivano fuori questi racconti, ma anche l'ombrellone in spiaggia, mia mamma sta lì, prende il sole, io con mio papà vado in barca. Sì, poi dopo c'è un edificio che già fa anche tutta una serie di altre cose, comunque lava, prepara le cose, fa lui, eccetera, ci sono anche quelli, però la maggior parte ha questa suddivisione standard. Vabbè, c'è tanto lavoro. Vedo che Valentino ha fame. Spero anche tutti, io sono dato voce e devo dargli un volente con dei bolli arrosi. Il libro è qui, in offerta speciale ovviamente per tutti acquistarlo. E vabbè, speriamo sia per noi, è stato raccontare un'esperienza che ci ha coinvolti, ci ha fatto fare un bel percorso che proseguirà, e gli spunti di oggi sono anche riflessioni che stavamo facendo, perché non solo noi, ci sono anche esperienze in giro per l'Italia, magari che questo tipo di intervento potrebbe essere anche utile se un territorio vuole attivare un progetto del genere, andare a vedere cosa sì, si la nostra idea come istituto è che abbiamo già deliberato, noi siamo nella zona di Asti, quindi non gravitiamo sul vostro... sulla vostra ansia, però la nostra idea che abbiamo già proposto al collegio docente è quella di lavorare sull'educazione di genere come percorso dell'anno. L'idea, abbiamo sollecitato i nostri 100 e fischi insegnanti a partecipare a questo incontro di oggi, come vedete non siamo riusciti a coinvolgere, però da settembre l'idea è di costruire un percorso, quindi sicuramente avremo bisogno di voi. Io segnalo anche una rete nazionale che forse già conoscete, che si chiama Educare alle Differenze, in cui c'è da anni un confronto online, si trovano una volta all'anno insegnanti, genitori, educatori, che lavora molto sulla pedagogia dell'educazione al genere, con confronti davvero interessanti. Tu avevi assistito, siamo andati in Educare alle Differenze si chiama, abbiamo partecipato ai loro laboratori prima di costruire il progetto su sollecitazione chiara. Perfetto, grazie per l'educazione.